È mercoledì 13 dicembre, ben trovati con il TG Distretto di quest'oggi e apriamo con una notizia di cronaca che riguarda anche il distretto, perché c'è un'indagine della Procura di Torino che vede coinvolti anche l'ex amministratore delegato di Keracol Andrea Remotti e i vertici dell'azienda, i fratelli Emilia e Fabio Sghedoni, tra i 28 iscritti nel registro degli indagati appunto dalla Procura di Torino per un'inchiesta che coinvolge un ex carabiniere dei ROS. Lui è Riccardo Ravera, 60 anni, era uno di quelli che ha arrestato Totorina. La stampa ha scritto appunto di questa indagine a cui si è arrivati per caso, perché Ravera era indagato per altre questioni relative a concerti e per, dice la Procura di Torino, la richiesta di favori da parte dei carabinieri. Quando insomma si è indagato su questo si è scoperto che avrebbe fatto realizzare il condizionale, sempre d'obbligo perché parliamo ancora di indagini dei PM, avrebbe fatto realizzare delle intercettazioni non legalmente corrette che sarebbero servite ai vertici della Keracol per screditare alcuni manager anche della concorrenza. Questo è quanto sta dicendo la Procura di Torino. Keracol ha diffuso una nota nella quale si dice sicura di poter dimostrare la propria innocenza, la leggiamo, con riferimento all'articolo apparso sul quotidiano La Stampa che vede coinvolte le persone di Fabio ed Emilia Sghedoni, scrivono dalla Keracol. Questi sono sereni rispetto all'attività dell'autorità giudiziaria e confidano che sarà accertata la loro estraneità ai fatti. E voltiamo pagina, fine anno, tempo di bilanci. Nei prossimi giorni Confindustria Ceramica e Acimac ci daranno i dati di andamento dell'anno con qualche prospettiva anche per il 2024. Probabilmente saranno in chiaroscuro, più facile che siano poco piacevoli quelli della ceramica anche per i primi mesi del 2024. Ma di certo i ceramisti possono esultare per quanto sta avvenendo in riferimento al gas. Pensate che ieri ad Amsterdam il TTF ha chiuso a 34,7 euro al megawattora. Era un prezzo che non vedevamo da fine 2021. Restano però le tensioni su terre rare, materie prime, è un tema che abbiamo affrontato con un trader specializzato in queste tematiche, lui è Angelo Dall'Aglio, sentiamolo proprio sui quegli elementi che vengono usati in ceramica. Le terre rare, gli elementi più rari che vengono utilizzati in ceramica sono il cobalto, lo zirconio, il titanio e lo stronzio. Possiamo dire qualcosa su questi? Si tratta di prodotti di nicchia ancora. Possiamo definirli così, no? Cioè non è una buona notizia, verrebbe da dire. È una buona notizia relativamente. Da un altro lato, questo può creare ulteriori difficoltà, perché quando abbiamo a che fare con commodity che hanno quotazioni ufficiali, per esempio sui mercati americani, che sono quelli che tutti seguiamo, o addirittura sui mercati globali come il petrolio, i prezzi possono essere meglio controllati perché più trasparenti, ci sono più scambi e quindi c'è anche La speculazione fa il suo atto positivo, possiamo dirlo? Esattamente, c'è maggiore efficienza, no? Da un lato ci sono i commercial, che sono coloro che trattano il fisico, dall'altro lato la categoria degli speculatori, ma come dico sempre, se non esistesse il confronto e lo scontro fra queste due categorie, probabilmente non esisterebbero quotazioni, sarebbero tutti dallo stesso lato e non ci sarebbe mai la controparte disposta a comprare o a vendere a seconda dei periodi. Sulle terre rare abbiamo a che fare con materiali le cui quotazioni sono nelle mani di pochi attori di mercato, e per questo la situazione può essere più preoccupante perché i prezzi sono più manipolabili. Veniamo alla rubrica ecetile.com, quella dedicata al prodotto, come il nostro sito www.ecetile.com. Oggi ci occupiamo di Imola Ceramica. In Imola accade che c'è un sacco di gente, accade che presentiamo l'upgrade di The Room, Retina e The Rock, che sono tre tra i nostri successi più importanti, devo dire, e abbiamo, direi, una discreta soddisfazione anche dovuta al fatto che abbiamo osato con delle cose abbastanza particolari, come i colori che vedete alle mie spalle, per esempio. Anche quest'oggi chiudiamo con l'ammontare del debito pubblico italiano, supera i 2.856 miliardi di euro. Prima di salutarvi però vorrei ricordarvi di guardare Ceramicanda questa sera su Telereggio alle 22.30 e domani sera su TRC alla stessa ora. La puntata prenatalizia, perché poi avremo la puntata della prossima settimana, è speciale e avremo infatti un reportage da Israele. Arrivederci.